Buongiorno, oggi vi presentiamo Analisi Candlestick, il primo titolo della collana Trading le guide pratiche. È una collana che ha delle caratteristiche sia fisiche sia progettuali, direi del tutto nuove. In primo luogo vi presento l'autore che è qui con me, si chiama Enzo Vezzosi, è un trader indipendente, lombardo, da parecchi anni vive di mercati, si occupa di mercati e collabora con Trading Library. Ci siamo conosciuti, una piccola curiosità, perché lui è un grande appassionato di libri e alla fine siamo riusciti a coronare il suo e il nostro sogno, cioè quello di realizzare questo libro. Prima di far intervenire l'autore, volevo semplicemente farvi notare che si tratta di un testo di formato non convenzionale. Assolutamente, lo metto a confronto in questo caso con il libro di Larry Williams e vedete che è nettamente più ampio il formato come dimensioni. Questo perché? Per dar modo a tutti i lettori di apprezzare al meglio la componente illustrativa, la componente grafica, e voi trader sapete quanto sia importante focalizzare e visualizzare i grafici al meglio. C'è l'uso del colore, ci sono una serie di apparati didattici che adesso Enzo Vezzosi vi spiegherà. Gli rivolgo la prima domanda. Enzo, puoi dare un'idea dei contenuti che tu hai pensato di mettere in questa guida, che è decisamente agile, però molto completa, molto esaustiva? Sì, direi che il concetto principale di questo lavoro è riuscire a rendere i concetti di base in una maniera più chiara e più stringata possibile. E, oltretutto, per fare questo, per fare in modo che le persone che leggono la guida possano avere l'opportunità di verificare la loro capacità di apprendimento, quindi di acquisizione delle nozioni che sono presenti in questa guida, ad ogni capitolo abbiamo pensato di inserire una griglia di testi che sono praticamente dei test di autovalutazione, per cui delle domande su quello di cui si è parlato nel capitolo, che possono servire a chiunque per rendersi conto di quanto ha acquisito, di come ha acquisito, ed eventualmente tornare su determinati concetti per acquisirli ancora meglio. Perdonami, ti interrompo, sì. Ma è difficile rispondere a queste domande, o meglio, il contenuto del capitolo è sufficiente per rispondere a questi test di autovalutazione? Dunque, sì, questi test di autovalutazione sono praticamente delle domande che sono riferite a quello che tu hai appena letto. E, ovviamente fare la domanda semplicemente sarebbe stata una cosa abbastanza complicata, per cui nella domanda ci sono diverse opzioni, quindi a questo punto qui uno che ha letto la guida, una persona che ha letto la guida, si può anche fare in modo di fare dei ragionamenti, ovviamente, no? E quindi sviluppare una propria idea di come acquisire il tutto. Chiarissimo. Senti, vedo qui piccoli riquadri evidenziati con un fondino. Sì. E leggo che è una rubrica ricorrente intitolata I trucchi del mestiere. Sì. Cosa contiene questa rubrica? Dunque, sono dei piccoli, diciamo, delle piccole chicche, dei piccoli consigli operativi dettati dalla diciamo così, esperienza, e quindi possono dare una mano in più a chi legge per fare in modo di applicare poi a livello operativo. No, quindi mi stai dicendo in pratica che questi sono i trucchi dei professionisti che possono essere resi disponibili anche per neofiti, per gente alle prime armi, per curiosi che vogliono intraprendere il loro percorso. Esattamente. Credo che una delle cose principali più riuscite di questa collana sia proprio il fatto che può essere benissimo letta sia da chi già opera sui mercati, certo, che da persone, da neofiti, da persone che si vogliono avvicinare, vogliono riuscire a capire
come funziona il trading e come funzionano determinati aspetti del trading, in questo caso specifico l'analisi candlestick, che è una cosa importantissima perché comunque abbiamo una base statistica di 300 anni, per cui purtroppo da noi è diffusa solamente da qualche decennio, grazie a Morris, però è un sistema di lettura dei grafici e dei mercati che funziona molto bene. Ho capito. Facciamo un passo indietro. Prima mi parlavi delle domande a fine capitolo, ma come fa il lettore a cogliere se il suo apprendimento è effettivamente avvenuto? Come fa ad avere la certezza? Beh, abbiamo pensato di inserire sotto le domande dei piccoli riquadrini a fianco ad ogni risposta A, B e C, in maniera che con una matita uno le può spuntare, andare poi a verificare in fondo al libro, abbiamo inserito tutte le risposte. Ah, eccole qua, le soluzioni. Le soluzioni, esatto, le soluzioni esatte, per cui uno può andarsene a rivedere, può per esempio farsi l'autovalutazione, facciamo un'ipotesi del primo capitolo, vedere quali cose ha sbagliato, quindi rendersi conto quali sono i concetti che non ha acquisito bene, andare a rileggerli e riprovare un'altra volta, rifare la scheda, in maniera da rendersi conto del grado di avanzamento della propria conoscenza. Io sto facendo vedere ai nostri amici alcune pagine, ce ne sono parecchie di pagine, per far vedere quanto siano godibili le dimensioni dei grafici. Volevo soffermarmi su un ultimo aspetto. Tu verso la fine fai degli esempi di applicazione dell'analisi candlestick a vari strumenti. Sì. Ci puoi parlare di questa appendice finale che io ho trovato molto interessante su diversi strumenti finanziari? Allora, allora diciamo che ce ne sono due di appendici. La prima è una serie di grafici con vari esempi di analisi candlestick, come dicevi tu, su diversi strumenti finanziari. Quindi l'essenziale di questo appendice è il far rendere conto al lettore che l'analisi candlestick può funzionare su qualsiasi tipo di strumento finanziario. La seconda appendice che ho inserito è invece un'appendice operativa, quindi una cosa dettata, diciamo, dall'esperienza, che può far ragionare il lettore su un uso un po' diverso e creativo dell'analisi. Ho capito. Ultimissima domanda. Se tu dovessi, tu come autore di questo testo, se tu dovessi consigliarlo a qualcuno, a quale fascia di traders lo consiglieresti? Beh, lo consiglierei a neofiti, ovviamente, che sono completamente a digiuno di analisi candlestick, anche perché è una guida, quindi non è una cosa impegnativa, che so, un libro di 300 pagine, quindi è una guida molto concreta e molto chiara, e lo consiglierei anche a chi già opera ma non ha ancora considerato di sviluppare un'attenzione sull'analisi candlestick. Perfetto, ti ringrazio Enzo, grazie a voi per l'attenzione.